Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Noi siamo qui a parlare, come diceva pure l'architetto Mazza, di mobilità sostenibile, di trasporti, di ferrovie. Alle nostre spalle abbiamo la raffigurazione desolante del fallimento della politica regionale degli ultimi anni, l'abbandono di una grande risorsa che era la ferrovia della Calabria, ex Calabria Lucana. Io concordo con l'architetto Mazza, a me piace chiamarla Littorina, perché i nostri genitori, i nostri nonni la conoscevano come Littorina. Mentre noi siamo qui a discutere di questo, 380 lavoratori del porto di Gioia Tauro hanno ricevuto l'altro ieri la lettera di licenziamento. Il porto di Gioia Tauro, che doveva essere la porta sul Mediterraneo, si è chiusa e ha lasciato fuori non solo gli operai del porto, ma ha lasciato fuori anche tutta la piana, tutti i cittadini, un territorio che è in profonda agonia sociale ed occupazionale. Il nostro pensiero va a questi operai e alle loro famiglie, assieme alla nostra indignazione nei confronti di una certa classe politica regionale e nazionale che da anni vive una condizione di smarrimento e di subalternità ai poteri forti. Guardate, permettetemi di leggervi quello che ha postato un operaio del porto oggi su Facebook. Eccomi qua a scrivere quattro parole che sono solo in pochi leggeranno, per descrivere uno stato d'animo che solo in 380 conosciamo. È una sensazione orrenda. Ho dedicato gli ultimi anni della mia vita a cercare di dare il meglio per la mia ex azienda e alla fine sono stato sbattuto fuori. Sì, esatto, si usa e getta. Questa è l'Italia, mi è stato detto, ma io rispondo che questa è la Calabria stupenda regione afflitta da un male incurabile che se ti appresti a curare diventa infame, un verme o lebbroso. Sì, è vero, la vita va avanti, ma quando pian piano apri gli occhi e scopri che quel lerciume ti sta distruggendo, vorresti andare via perché sai che non c'è speranza. Io non mollo, vado avanti per riottenere la mia dignità, quella che tutti i lavoratori onesti hanno, e mi appello a una sola cosa che ti auguri che non sia afflitta da questo cancro: la giustizia. Ebbene, a noi dispiace dire all'assessore Francesco Russo, assessore regionale al porto, oggi presidente dell'autorità portuale di Gioia Tauro, per la stima che abbiamo nei suoi confronti, che noi non siamo né contenti né gioiosi dei risultati che si sono ottenuti per il porto di Gioia Tauro, perché queste 380 lettere di licenziamento rappresentano la sconfitta di tutta la Calabria. Vedete, la futura città della Piana, di cui noi vogliamo avere questo sogno, questa speranza, questa prospettiva, soprattutto per i nostri figli, non può essere privata e non può non avere un sistema e un progetto di mobilità sostenibile, perché un territorio come la Piana, un'area omogenea, una realtà urbana e culturale fatta da 33 comuni, con una popolazione di 180.000 abitanti, quant'è la popolazione di Reggio Calabria, non può non avere un progetto di mobilità sostenibile a favore dei cittadini. Noi, guardate, abbiamo il massimo rispetto dell'Associazione dei Comuni della Piana,
Non c'è Giovanni Piccolo, c'è il dottore Zampogna, che lo ringraziamo per la sua presenza, anche per lo sforzo che sta facendo per essere presenti, perché noi riconosciamo tanta dinamicità, soprattutto da parte di tanti sindaci, Michele Conia, dottore Giuseppe Zampogna, Giovanni Piccolo, per dare senso e segno della presenza dell'associazione dei sindaci nella piana. Noi abbiamo apprezzato, ci siamo pure confrontati, io e l'architetto Foci, con Giovanni Piccolo sulle problematiche del trasporto, della viabilità e così via. Hanno proposto anche come associazione diversi documenti e diverse iniziative, però non basta. Non c'è una governance del territorio. Noi abbiamo bisogno di una vera governance di questo territorio. Vedete, perché questo? Perché qualche giorno fa è successo un fatto che è la fotografia della realtà della piana. 10 giorni di sciopero dei dipendenti delle autolinee private di Rosi, l'unica autolinea privata che fa trasporto su gomma, per delle rivendicazioni sacrosante, non è la prima volta, la piana è rimasta appiedata, cioè non c'è stato trasporto. Grande disperazione degli studenti, dei genitori, dei docenti, dei dirigenti scolastici, perché a fine anno scolastico i ragazzi per 10 giorni non si sono potute recare a scuola, per 20 giorni, Giada mi dice 20 giorni, una cosa gravissima. Guardate che non è che tutti hanno la macchina, non è che tutti hanno la disponibilità di portare i figli, accompagnarli, andare a prenderli a scuola. Questa è la fotografia della situazione della piana, una piana senza trasporto, Mimmo, una piana che non ha trasporto pubblico e non ha trasporto privato, non ha trasporto. Io spesso faccio questo esempio: se tu arrivi alle 8 alla stazione di Rosarno e devi andare a Gioiosa Ionica, sei finito, devi dormire in stazione. Noi non possiamo pensare che si può continuare in questo mondo. La piana sta morendo. Guardate, noi non siamo contro lo sviluppo delle medie e grandi città calabrese. Noi riconosciamo il ruolo che hanno le città calabrese, Reggio, Cosenza, Catanzaro, nello sviluppo di un territorio come la regione Calabria. Ma lo sviluppo, e noi vogliamo che queste città abbiano dei sistemi moderni di mobilità, metropolitane, quello che volete, però questo non può avvenire a discapito del territorio ionico o del territorio soprattutto della piana. Noi non possiamo più permettere che la piana debba morire e le grandi città debbono avere i servizi che è giusto che abbiano, e che è giusto che abbiano anche i cittadini di Cinque Ronde e della piana di Gioia Tauro. Noi vogliamo un progetto di mobilità sostenibile, ma un progetto che preveda all'interno non solo la rivalutazione della ferrovia, ma anche un sistema moderno di opere stradali, come per esempio la pedemontana di Cinque Ronde, la pedemontana della Piana, che noi vogliamo che sia più, diciamo, idonea al territorio, che serva veramente la futura città della Piana, per intanto che serva, diciamo, il nostro paese. La vogliamo rendere più ecosostenibile, la vogliamo rendere più fruibile per i cittadini, non vogliamo che sia un'opera monca. Guardate, qualche giorno qualcuno mi ha detto: ma che volete fare con questa iniziativa? Noi vogliamo esserci, vogliamo contare, vogliamo partecipare, vogliamo essere di pungolo alle istituzioni, vogliamo essere di supporto alla politica, una politica che in Calabria, una classe politica che in questa regione è impegnata su tutt'altre cose, non è impegnata sulle problematiche del nostro territorio, l'abbiamo visto e verificato in molte occasioni. Noi vogliamo che le associazioni abbiano un ruolo e debbano contare. È vero, una volta si diceva: lo spazio se lo vuoi te lo devi conquistare, ma a Cinque Fronti le associazioni se lo stanno conquistando lo spazio, le associazioni che diceva l'architetto Mazza, che io ringrazio questa sera per la loro presenza insieme per Cinque Fronti, Comitato Conurbazione, Progetto Donna, Laboratorio Società Civile, Rinascita Per... Lo spazio ce lo stiamo conquistando, però abbiamo bisogno anche del supporto delle istituzioni e del supporto delle politiche. Io ringraziamento a tutti voi, dicevo prima, siamo degli eroi, perché con una giornata come questa essere qui è importante, però voi avete capito l'importanza
di questa giornata, perché questa sera inizia un percorso nuovo, apriamo un fronte che deve portare a fare in modo che il nostro paese abbia i servizi che merita. Grazie. Do la parola al sindaco Michele Conia per un saluto. Sì, grazie a Salvatore Mazza. Io invece di fare un intervento farò un saluto, perché purtroppo, come sapete, i sindaci sono anche responsabili della protezione civile. Quello che sta accadendo intorno lo vedete, lo sentite tutti, e quindi sono costantemente, diciamo, in contatto con i vigili del fuoco. È probabile quindi che da un momento all'altro debba scappare, spero di no, in caso contrario mi fermerò qui. Voglio ringraziare gli organizzatori di questa importante, secondo me, serata, tutti gli altri relatori, la presidenza e nonché le associazioni presenti. Io, facendo un saluto, non facendo l'intervento, dico subito che so in linea di massima, perché ci conosciamo con alcuni di loro, in modo particolare con il professore Gattuso, scusate, è basso per me, con il professore Gattuso, quindi dico subito che le proposte che verranno fatte, sia come sindaco che come amministrazione comunale di Cinque Frondi, non solo le sosteniamo, le accogliamo, ma mettiamo a disposizione qualunque tipo di supporto logistico possa essere dato per questa battaglia. Lo dico perché Aldo, diciamo, ha toccato, seppur brevemente, tutta una serie di temi. Io credo che noi non possiamo, in un territorio come questo, non partire da quello che è il problema della mobilità, che poi mobilità significa il diritto a muoversi, il diritto quindi il diritto a poter ricevere altri diritti, che può essere dallo studio alla salute e così via, che spesso viene totalmente impedito e negato. E quando viene fatto in modo, e stringo qui poi l'intervento, nell'intervento avrei detto altre cose, in modo sicuramente non in rispetto dell'ambiente e della nostra salute e del nostro futuro. Da questo punto di vista, oggi è una giornata per Cinque Frondi, e non solo per Cinque Frondi, perché non abbiamo fatto una battaglia campanilista bella, a parte i fuochi e il fumo che la rendono brutta, ma voglio annunciare proprio qui questa sera che questa mattina il Consiglio Comunale di Cinque Frondi ha vinto una battaglia che abbiamo sostenuto anche insieme al comitato di base, che tutti dicevano ormai impossibile, e cioè abbiamo ottenuto questa mattina le modifiche della pedemontana che prevedevano un grande svincolo che avrebbe praticamente rovinato l'intero territorio, per chi conosce Ventricoli, Greca di Cinque Frondi, anche dall'impatto ambientale assurdo, e poi però non c'erano i soldi per fare il collegamento di questa strada con l'Ionio Tirreno. Noi siamo stati gli unici, dal punto di vista istituzionale, insieme al comitato, e ci prendevano per pazzi, ad opporci a questa scelta. Posso dire che oggi la comunità di Cinque Frondi, ma credo tutto il territorio, chi ha a cuore la funzionalità di quell'opera e l'ambiente, ha vinto, e quindi io questa cosa sono veramente contento di annunciarla questa sera qui. Forse nulla succede a caso. Per quanto riguarda il porto, consentitemi di non dire nulla, perché credo che non meritiamo di dire nulla sul porto, credo che meritiamo solo di vergognarci, credo che meritiamo, la dico volgare come la penso, di sputarci in faccia, perché stiamo perdendo, 400 famiglie non avranno un posto di lavoro, e questa terra, questo territorio non è riuscito ad alzare la testa, non è riuscito a fare nulla, né dal punto di vista politico, istituzionale, ma mi sia consentito anche dal punto di vista di popolo. Io sono stato l'unico sindaco ad andare con i lavoratori a Roma, però devo dire una cosa: su Facebook tutti scrivono gli altri sindaci dov'erano. Beh, io dico anche il resto della popolazione dov'era. Quando si facevano le battaglie, ad esempio quella sulla centrale a carbone e così via, c'erano i sindaci, ma c'erano anche i cittadini. Cittadini, non basta più scrivere su Facebook, e ve lo posso dire perché io a Roma ci sono andato. Iniziamo tutti a metterci la faccia. Su Facebook siamo tutti rivoluzionari. Grazie e buon lavoro.